Vittorio Sgarbi ha aperto il primo giorno di Benvenuto Brunello a Montalcino. Intanto, qual è il suo rapporto con Montalcino quando nasce? Beh, nasce tanti anni fa, quando sono venuto a vedere la città, le sue chiese e i suoi musei, e poi sono tornato in altre occasioni. Poi ho coltivato qualche amicizia, come con i produttori di vino Biondi Santi, e padre e figlio, poi un po' che non li vedo, ma ho mantenuto rapporti. Tra l'altro hanno avuto in un loro, la loro proprietà la violenza di un parco eolico, che è una delle vergogne della regione toscana e di questi luoghi, generalmente preservati da questi orrori. Sì, poi avevo vinto, come ho raccontato, un premio per un bel articolo su Trequanda, Montalcino, un giro fatto per un concorso che era stato voluto dai Barbie Colombini, sì. Quindi insomma, mi sono trovato da ragazzo, anche non ero conosciuto come oggi, a essere però invitato e riconosciuto e premiato in quella occasione, che sarà a fine 70, primi 80, quindi molti anni fa. E poi oggi sono arrivato in questo teatro. E di molti anni fa anche un suo intervento in questo libro, Vittorio Sgarbi, dell'Italia, Uomini e Luoghi, in cui parla del vento di Montalcino. Sì, credo in verità che quello sia esattamente il pezzo che vinse quel premio, che poi ho messo in questo libro, se mi ricordo bene, perché non è che l'ho scritto in tante occasioni, ho fatto ancora qualcosa sui musei di Montalcino, ma quello lì del vento è probabilmente proprio quello che mi portò qua tanti anni fa, e ragazzo, e quindi è un episodio che abbiamo appunto rievocato. Se dovessi associare un'opera d'arte o un artista al Brunello di Montalcino? Ma ho detto prima Sassetta, che è uno dei grandi pittori del 400 senese, ma l'ho detto così, non solo per l'importanza dell'artista, ma anche per una sua predisposizione a raccontare, ad illustrare paesaggi agricoli o paesaggi comunque coltivati, e quindi un'affinità c'è, che poi il Brunello, nella sua così elaborata produzione, debba corrispondere a un pittore o a un altro, è una cosa che ognuno valuta per sé, insomma. Io ho fatto una mia interpretazione, insomma. Dopo la Lectio Magistralis sul vino nella storia dell'arte, tenuta al Teatro degli Astrusi, Vittorio Sgarbi ha visitato alcune delle bellezze di Montalcino, come il Museo Civico e Diocesano, la Chiesa di Sant'Agostino, il Palazzo Vescovile e lo Scrittoio Tamagni. Museo Civico e Diocesano, adesso lo Scrittoio Tamagni, altre perle di Montalcino, che impressione le hanno fatto? E le opere sono belle, ben disposte, quindi alla fine si vedono bene. Benvenuto di Giovanni, Girolamo di Benvenuto, le cose senesi di Bartolo Di Fredi. E molto mi ha colpito il restauro della chiesa. Il restauratore ha creato un neutro che non fa sentire l'assenza di dipinti e di affreschi perduti, quindi li dissimula. È molto intelligente come restauro. E poi qui lo Studiolo del Tamagni è certamente integro, è un monumento importante, quindi sono frammenti che si ricompongono nella memoria, come quello poi finale, che è Sant'Antimo, che andiamo a vedere, dove non torno da più di 30 anni. Quindi la sensazione è comunque di un luogo pacificato, come se qui ci fosse, come d'altra parte in tutti questi luoghi del Senese, l'altro che dicevo era Sciano, dove c'era un piccolo museino del sacerdote, che è diventato invece un museo. Sono spazi un po' scolastici, infatti adesso la scuola del vino sembra prevalere nelle due corti, nei due chiostri, la dimensione, diciamo, pagana su quella religiosa,
e quindi il museo è un po' senza anima, però le opere sono importanti, quindi la valutazione che faccio è solo relativamente a questa visione degli anni 80 e 90 di architetti che hanno voluto rendere gelido e ospedaliero lo spazio museale, mentre quando uno arriva in uno spazio come questo sente lo spazio nella sua dimensione storica. Al di là dei musei ha una buona conservazione e quindi lo percorri andando alla ricerca del tempo perduto, insomma.